Dal 6 all'8 giugno Prato diventa la capitale del rock indipendente grazie all'Oftune Festival, una manifestazione che giunge quest'anno alla 4ª edizione. In tutto 3 giorni a ingresso gratuito con 2 palchi su cui saliranno band da Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Irlanda e Italia. Il festival è organizzato da Alive, Santa Valvola Records, Associazione South Park in collaborazione con il Comune di Prato e Officina Giovani. Il direttore artistico Alberto Castellani ci racconta l'edizione 2024. Quest'anno per la prima volta tutto gratis. Sì, quest'anno abbiamo deciso insieme a Santa Valvola Records, South Park e il Comune di provare a fare un'edizione a ingresso gratuito. Diciamo che tutta la programmazione è stata pensata in questo senso, quindi siamo andati a cercare band molto giovani e cose meno forse conosciute a livello musicale, ma che secondo noi avevano un valore e meritava di essere ascoltate, insomma, ecco. Quindi siamo molto contenti a livello artistico, musicale di come è venuto il programma. Adesso l'esperimento è capire l'affluenza delle persone, della gente, del pubblico la prima sera. Adesso vediamo nei 3 giorni come andrà, in modo che anche in futuro possiamo pensare se adottare questa formula in maniera stabile, insomma, ecco. Visto un programma vario, mi ha colpito anche di questi gruppi che, come hai detto, sono molto giovani, però sono anche molto politicizzati, gli Special Interest, anche i Gurriers, Enola Gay, cioè andando a spulciare le loro pagine social si nota un grande impegno nel voler dire certe cose attraverso la loro musica, questo mi ha colpito molto. Allora sì, senza dubbio, nel senso che poi c'è tutta una corrente, ad esempio la nuova corrente inglese e anche irlandese, infatti Gurriers, Enola Gay, Belfast, insomma c'è tutto un mondo musicale che sta venendo fuori negli ultimi anni da quelle latitudini che va molto nella direzione, sì, l'importanza della musica ma anche dei testi, e molti sono attesti anche forti di denuncia, insomma, sì, quindi senz'altro, ecco. Quest'anno ci sono state varie difficoltà, c'è stato anche un cambiamento, diciamo, logistico, perché un'area era impraticabile. Quanto è difficile organizzare ogni anno questo festival che però, insomma, ti implorano in ginocchio di rifare tutti gli anni? Quest'anno la difficoltà sì è stata forse più degli altri anni, pur essendo il festival appunto un po' ridimensionato dal punto di vista logistico soprattutto, proprio per i lavori che sono in corso e che insomma non ci hanno permesso di fare il palco esterno come gli altri anni, e quindi abbiamo invertito, diciamo, stage 1 è diventato l'interno, stage 2 è il palco che c'è nella zona centrale esterna. È complicato anche per un problema, ma non dico niente di nuovo, cioè è un problema del mondo musicale, in particolare del mercato musicale, nel senso che i fondi ovviamente magari vanno sempre un pochino a scemare da un lato, dall'altro è sempre più complicato sostenersi con una bigliettazione, rapportato poi alle richieste invece degli artisti che vanno a salire, quindi è un po' quello che dicono un po' tutti quelli del settore, insomma. Senti, una cosa che mi colpisce dell'Oftune è che tutti gli anni, anche quest'anno, c'è l'area Hits, una cosa che non è scontata, anzi, quando la vedo dico però, che cosa ganza, no? Anche noi siamo contenti che tu ci dica così, perché l'area Hits è stata il primo anno che abbiamo fatto il festival, è stato un po' una scommessa. Abbiamo detto, beh certo, però va bene i giovani, ma ci sono anche persone dell'età nostra, che siamo un pochino più attempati, che magari vogliono venire a vedere concerti e hanno piacere di portare i figlioli, insomma le famiglie. Abbiamo provato e ha funzionato talmente bene che ormai è il quarto anno che è una tappa fissa per noi, fare un'area dedicata ai bambini, insomma.